L'investimento per la realizzazione di infrastrutture di rete in banda ultralarga per la trasmissione dei dati in fibra ottica ad alta velocità rappresenta una delle sfide più importanti dell'era globale. L'Unione Europea lo ha posto come uno degli obiettivi strategici dell'Europa 2020. La differenza tra banda larga e banda ultralarga o BUL rappresenta l'elemento chiave per lo sviluppo del territorio, perché la BUL consente di progettare, coprogettare, interconnettere in rete cittadini, imprese e pubblica amministrazione in modo rapido ed efficace, riducendo notevolmente i tempi per trasferire le informazioni. Contribuisce a frenare lo spopolamento delle zone interne e la delocalizzazione delle aree produttive, permettendo a persone e aziende situate nei posti più remoti di interagire con l'intero mondo. Sono Domenico Lilla, responsabile dell'Ufficio dell'Agenda Digitale della Regione Abruzzo. La Regione è stata tra le prime in Italia ad aver programmato, attraverso le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea e dal Governo, interventi di banda ultralarga su tutte le aree a fallimento di mercato. Gli interventi pubblici messi in campo dalla Regione, insieme alle iniziative degli operatori privati, consentiranno di raggiungere, entro il 2020, gli obiettivi fissati dall'Unione Europea in materia di banda ultralarga. La Regione Abruzzo, attraverso gli accordi di programma già sottoscritti con il MISE, ha stanziato le risorse necessarie per la copertura totale delle aree bianche dei 305 comuni regionali. L'ammontare complessivo delle risorse stanziate è pari a 133.758.879 euro. L'intervento pubblico è ammesso solo nelle cosiddette aree bianche, nelle quali gli operatori privati hanno dichiarato di non voler intervenire. Le opere pubbliche saranno realizzate attraverso l'utilizzo sinergico delle infrastrutture già esistenti e l'impiego di tecniche innovative a basso impatto ambientale, riducendo così i tempi e i costi degli interventi. La velocità di realizzazione delle opere dipende dalla tempestività con la quale gli enti coinvolti nel progetto rilasceranno le autorizzazioni necessarie. Per accelerare i tempi di rilascio delle autorizzazioni da parte dei comuni coinvolti dagli interventi pubblici, sono state sottoposte alla firma dei sindaci apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati i tempi, la tipologia di intervento e le modalità di esecuzione dei lavori. La tecnica di scavo di tipo tradizionale è la mini trincea. Sono Mario Di Nicola, responsabile della CEIT Impianti. Stiamo lavorando per la Regione Abruzzo a realizzare delle reti in fibra ottica di banda ultralarga. Il lavoro consiste nella posa di fibre ottiche all'interno di tubetti contenuti in due tubi da 50 di diametro e posati all'interno di mini trincee di bassissimo impatto ambientale, di una profondità di 50 cm circa e di una larghezza di 10 cm. Di basso impatto ambientale, in quanto riusciamo ad arrivare anche a 300-400 metri al giorno e la viabilità non ne risente, insomma. La maggior parte dei comuni ricadenti nelle zone interne del territorio regionale e le aree marginali delle città sono stati classificati a fallimento di mercato. Tale condizione, senza l'intervento della Regione, avrebbe determinato una situazione di divario digitale incolmabile e l'esclusione di migliaia di cittadini dalla possibilità di usufruire di un collegamento a internet ultraveloce. Tutte le gare per la realizzazione delle opere pubbliche sono state appaltate ed oggi sono già attivi i primi cantieri. Grazie all'intervento pubblico sarà possibile dotare tutti i cittadini, le pubbliche amministrazioni e le imprese della banda ultralarga. Sono Livio Tosone, dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Ridolfi Zimarino, di cui questo istituto tecnico agrario fa parte. Credo che oggi questa giornata sia una giornata storica per questa scuola e per anche le aree collinari interne della nostra regione, in quanto la presenza di questo collegamento a internet potenziato permetterà di colmare questo divario che emarginava in qualche misura queste aree del nostro territorio. Per la scuola aggiungo la valenza didattica di questa operazione, che permetterà finalmente di utilizzare le infrastrutture che abbiamo già realizzato con finanziamenti di varia provenienza e che però erano scarsamente impiegabili proprio per la difficoltà di collegamento a internet.
La presenza della banda ultralarga consentirà alle imprese di accedere ai nuovi mercati, inventare nuovi servizi e comunicare in rete con i clienti e i fornitori, ai cittadini di avere accesso ai nuovi servizi avanzati pubblici e privati, alla pubblica amministrazione di completare il processo di digitalizzazione con la possibilità di fornire tutti i servizi pubblici in rete. La conoscenza di oggi e di domani viaggia in rete e tutti hanno diritto ad avere accesso alla banda ultralarga. Finalmente la banda ultralarga arriva anche da te.